Un lungo viaggio in autobus per portare aiuti e sostegni al popolo ucraino. È la missione portata avanti da Avis Bitonto, Avis Modugno e dall'Associazione Le Mani Tese, in collaborazione con le autolinee Chiruzzi di Bernalda, provincia di Matera. Quello che ci ha spinto è la forza e il bisogno che sentivamo per andare a salvare queste persone che in questo momento stanno affrontando un periodo molto, molto tragico. Nell'autobus oltre 100 pacchi di viveri, tra cibo, medicinali e abiti. Al nostro arrivo ci hanno innanzitutto ringraziato con gli occhi, abbiamo visto nei loro occhi una luce di speranza. Nel momento in cui li abbiamo accompagnati all'autobus che ci attendeva per raggiungere il nostro territorio italiano, e li abbiamo visti veramente con un sorriso e ringraziarci per tutto quello che abbiamo fatto per loro. Lasciati i pacchi a Siret, al confine tra Ucraina e Romania, sono poi tornati con 38 profughi. Un viaggio di 2250 km promosso e realizzato grazie alla solidarietà di tanti liberi cittadini e all'impegno di tre autisti della Chiruzzi, di Massimo Rutigliano, presidente dell'Avis Bitonto, e di Andriy Aleksandruk, giovane interprete ucraino residente a Bari. I nostri occhi, anzi i miei personalmente, hanno visto persone disperate che si sono trovate da oggi a domani a abbandonare la propria città e i propri affetti per trovare in altri luoghi e in altre persone più tranquillità e serenità. La prima missione si è conclusa, ma la voglia di aiutare il popolo ucraino non si è affatto esaurita. In programma un nuovo progetto. Precisamente andremo nei confini con la Polonia e in alcuni orfanotrofi direttamente a trovare i bambini, dove porteremo dei clown e faremo un giorno intero dedicato ai bambini per portare un po' di gioia e con clown terapia, e poi a rientro porteremo in Italia i bambini che ahimè purtroppo hanno delle malattie abbastanza importanti e verranno curati nell'ospedale di italiani.